Radio SF, la radio delle tue passioni. Radio SF, informazione locale. Un cordiale benvenuto dalla redazione di Radio SF, in studio Alessia De Michelis e Cecilia Milano. Buongiorno. Vediamo le notizie di oggi, giovedì 9 agosto. Innanzitutto vedremo le reazioni di SOS Ossola riguardanti l'ordine del giorno sul punto nascite votato ieri in Consiglio Provinciale. E altresì il punto di vista di Cittadinanza Attiva e Tribunale Diritti del Malato. Parleremo poi dell'edizione di quest'anno di Fuori Tutto, il 24 agosto in Comune di Domodossola. 59 saranno i nuovi docenti inseriti nelle scuole dell'Verbano Cusio-Ossola. Ci sposteremo poi a Verbania, dove verranno messe in vendita le attrezzature dell'arena. E nel tratto di strada da Fondotoce ai campeggi le strade per i ciclisti sono pericolose. Parleremo poi di una bella iniziativa della Camera di Commercio, Industria e Artigianato per aiutare tutte le aziende artigiane del settore alimentare del territorio. E seguiranno per la cronaca a Viganella tentato furto a una signora anziana messa in atto da falsi venditori di materassi. E continueremo ancora con la cronaca, Domodossola, donna investita in via dalla chiesa. A Domenia controlli nei cantieri da parte dei carabinieri. E poi ancora appella una turista francese salvata nel lago. Partiamo quindi ora con la prima notizia. A seguito dell'approvazione nel Consiglio Provinciale di ieri, l'abbiamo detto, dell'ordine del giorno riguardante il punto nascite, era il famoso documento proposto da Costa, sottolinea SOS Ossola gli aspetti positivi della questione con il seguente comunicato. Sull'ordine del giorno approvato esprimiamo valutazioni positive, anche se non crediamo affatto alla strada istituzionale, almeno finché non vi sarà in carica, vi sarà in carica la Giunta Cota e l'assessore Monferino. Restiamo fermi sulla nostra posizione di ricorso al TAR. La nostra opinione è che la chiusura del punto nascite di Domodossola, propugnata dalla Giunta regionale, sollecitata da Cota e da Monferino, sia stata avanzata per la debolezza del nostro territorio, ove esisteva, anche su questo tema, una frattura tra il nord e il sud della provincia del VCO. Il nostro punto nascite, ad un'analisi anche solo superficiale, continuano da SOS Ossola, non era certamente da collocare al primo posto delle chiusure se si guardano parametri oggettivi. Alcuni punti nascite collocati in pianura possono benissimo essere accorpati in ospedali che distano pochi chilometri in pianura. La divisione del territorio poteva consentire di forzare la mano per chiudere come una sorta di esperimento pilota per molte altre realtà dove questa frattura non esisteva. Oggi che la provincia sta per essere cancellata, ci si accorge dell'insoddisfazione degli ossolani e si tenta di recuperare un minimo di unità. E sullo stesso tema, ovvero l'ordine del giorno votato alla provincia del Verbano Cusio-Ossola, il punto di vista di Roberto Monizza, responsabile del Tribunale Diritto del Malato e anche per Cittadinanza Attiva. Diamo atto alla Presidenza della provincia di avere in tempi rapidi convocato nuovamente il Consiglio per dibattere l'ordine del giorno che si riferiva al punto nascita di Domodossola, accogliendo l'urgenza dell'argomento sanitario e l'occasione che esso costituisce per richiamare il territorio ad omogeneità delle valutazioni delle richieste. E ricordiamo che una lettera dell'assessore impone al dirigente massimo della nostra ASL di chiudere il punto nascita di Domodossola senza stabilire ancora una data, ma l'ordine è ancora scritto in maniera perentoria. E così continua Roberto Monizza: esprimiamo soddisfazione per l'unanimità del voto e rileviamo tre elementi. È stato dichiarato che il punto nascita di Domodossola va inserito e considerato nel contesto più generale del polo materno infantile dell'ospedale unico plurisede. Tale contestualizzazione costituisce, a nostro avviso, elemento imprescindibile di qualunque valutazione nel merito del servizio che l'ASL saprà proporre e organizzare nei prossimi mesi per quanto attiene all'area materno-infantile del VCO. Secondo punto, in quest'ottica è stata conseguentemente chiamata a pronunciarsi la conferenza dei sindaci di tutta la provincia, condividendo un'istanza che fino ad ora era stata avanzata soltanto dalla conferenza dei sindaci della zona Ossola. Terzo punto, è stata posta la questione della sicurezza come prioritaria a qualunque considerazione, una ferma presa di posizione su tale fondamentale tema. Non accettiamo possa essere interpretata come passiva accettazione della chiusura di un servizio, ma riteniamo
riteniamo debba essere interpretata come stimolo a trovare soluzioni alternative e sostenibili nel pieno rispetto di tale esigenza. Alla luce di tale documento del Consiglio provinciale e all'interno del contesto che ne viene tracciato, noi del Tribunale di Cittadinanza Attiva ci uniamo dunque nel richiamare la Regione Piemonte a riconsiderare la delibera in cui viene definita la chiusura del punto nascita di Domodossola, per inserire tale decisione nel contesto più ampio di una valutazione che comprenda tutti i punti nascita della regione, con particolare riferimento a quelli delle zone particolarmente disagiate e a scarsa accessibilità come il nostro, fornendo un cronoprogramma della loro eventuale chiusura, al contempo fornendo i dettagli delle azioni che la regione intende compiere per mantenere i livelli di sicurezza del servizio garantendone l'accessibilità. E passiamo ora alla nuova edizione di Fuori Tutto, prevista a Domodossola nelle vie del centro, venerdì 24 agosto dalle 19.30 fino alle 24. La formula è più o meno quella delle scorse edizioni, che hanno tra l'altro riscontrato un grande successo. Infatti tutti gli esercenti potranno esporre le loro merci di fine stagione e scontate anche all'esterno degli esercizi, aumentando quindi la superficie di esposizione, e potranno anche tenere aperte le attività fino alle ore 24. A questo proposito sarà praticata tutta la chiusura al traffico delle vie principali dalle ore 19.30 alle 24 e anche il divieto di sosta nelle strade. Le strade principali del centro: Corso Paolo Ferrari, Corso Fratelli di Dio, Via Marconi, Piazza Mercato, Via Mellerio, Via Osci, Via Beltrami, Via Garibaldi, Via Francioli, Piazza dell'Oro, Corso Moneta, Via Facini, Piazza Convenzione, Via Galletti, Via Bagnolini e Via Binda. Le attività di animazioni presenti durante la serata saranno molteplici, sempre nell'ottica di animare anche il borgo della cultura. La presenza di un trenino elettrico dalle ore 20 alle ore 23:30, che trasporterà i cittadini e i turisti dalla piazza stazione fino al centro cittadino, e spettacoli di animazione per bambini nelle piazze mediante animatori specializzati, e un concerto in piazza mercato di musica soul e blues con i Jolly Jake. Ma sentiamo a questo proposito la dottoressa Maria Lorenzone, direttore di Confcommercio. Fuori Tutto, un'iniziativa ormai di successo, ma che non ha soltanto lo scopo di vendere le merci non vendute della stagione, ma anche quello di rilanciare il mercato verso un autunno più positivo, si spera, giusto? Certo, noi speriamo con questa iniziativa di riuscire a chiudere in qualche modo la stagione estiva in positivo per quanto sia possibile, e soprattutto di presentare Domodossola anche con una veste variegata, quindi come città dello shopping, ma anche come città di animazione, con una particolare cura per le famiglie, per i giovani e per gli anziani. Per cui questa iniziativa serve appunto per i commercianti, per poter esporre le merci all'esterno sperando anche nella bella serata, e per le famiglie, e speriamo anche per i turisti, di poter quindi visitare e fare anche acquisti. Ecco, infatti anche la presenza dei turisti sarà importante, la data scelta il 24 agosto mira proprio a quello, giusto? Ci sarà anche un trenino all'interno della città che potrà appunto trasportare i turisti dalla stazione. Certo, la scelta della data di venerdì 24 è stata fatta appositamente, perché si presume che, essendo ancora la fine di agosto, le scuole comunque iniziando a settembre possono permettere quindi ai turisti di fermarsi. Noi sappiamo che le nostre valli comunque sono ricche di turisti che soggiornano nel mese di agosto, per cui speriamo che ci sia la possibilità durante questa serata che i turisti quindi vengano a Domodossola, e in più, essendoci poi il giorno successivo mercato, magari anche qualche turista proveniente dall'estero che magari viene e quindi, sapendo di questa iniziativa, si fermi per i 3 giorni. E al Ministero della Pubblica Istruzione, su scala nazionale, sono stati deliberati l'assunzione in ruolo di 21.000 docenti. Di questi 21.000, 59 sono stati assegnati al Verbano Cusiossola, 2 per la scuola dell'infanzia, 24 per la scuola secondaria di primo grado, 24 per la scuola secondaria di secondo grado, un posto di educatore all'Istituto Agroforestale di Crodo, 8 persone come insegnanti di sostegno da ripartire su tutta la provincia. Nel settore delle lettere 11 posti, nel settore matematica 4 posti, per gli strumenti musicali 8 posti, un posto
a diritto e filosofia. Da anni non si vedevano immissioni in questo settore. Questa informazione dall'articolo di Renato Balducci dalla stampa di oggi, che rileva come la CGIL, settore scuola, non sia del tutto soddisfatta, perché dice nel VCO poi la situazione è resa ancora più particolare dal dimensionamento delle scuole di Verbania e del Cusio, costrette a un pesante riorganizzazione del lavoro di segreteria senza rinforzi di personale, ma addirittura in presenza di un taglio di 6 posti di direttore amministrativo. Il prossimo anno verrà anche a mancare il finanziamento regionale, che ci vedeva assegnato qualche posto in più tra il personale di sostegno e gli ATA. E passiamo ora a parlare dell'iniziativa della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, che ha previsto dei finanziamenti per aziende artigiane e del settore alimentare del territorio che vorranno partecipare all'Artigiano in Fiera e all'Import Shop Berlino del 2012. L'Artigiano in Fiera si svolgerà da Ropero, come sempre a Milano, dall'1 al 9 dicembre 2012, e il contributo messo a disposizione delle aziende artigiane che ne faranno richiesta corrisponde all'abbattimento del 20% dei costi di affitto di spazi allestimento e inoltre un ulteriore sconto di 250 euro a favore delle imprese che partecipano per la prima volta alla fiera. E mentre invece per quanto riguarda l'Import Shop, che è una manifestazione analoga all'Artigiano in Fiera che si svolge a Berlino dal 7 all'11 novembre, ci sarà uno sconto del 30% circa sul plateatico e poi anche diciamo, un aiuto organizzativo e logistico per il trasferimento e la permanenza a Berlino, e ancora una partecipazione a un workshop gratuita con operatori e buyers locali, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Tedesca, al fine di consolidare ancora di più le possibilità di espansione delle aziende sui nuovi mercati. L'Import Shop di Berlino è un'iniziativa in cui il pubblico berlinese e i buyers vanno alla fiera rispettivamente per ricercare il regalo natalizio di qualità e i prodotti top e di nicchia da proporre continuativamente sul mercato locale. Le aziende artigiane ed agricole attive iscritte a una delle camere di commercio del Piemonte potranno partecipare con priorità alle imprese in possesso del marchio Piemonte Eccellenza Artigiana. Le iscrizioni sono a numero chiuso e verrà considerato l'ordine cronologico di arrivo delle domande. La scadenza è prevista per il 30 settembre per quanto riguarda l'artigiano in fiera, mentre per il 20 settembre per quanto riguarda l'import shop a Berlino. E ora ci trasferiamo a Fondotoce, dove in questo periodo l'affluenza dei turisti nei campeggi porta all'attenzione anche dell'amministrazione comunale di Verbania la pericolosità delle nostre strade per coloro che dai campeggi si spostano in bicicletta nel territorio, soprattutto verso Verbania. Soprattutto il problema della mancata illuminazione del tratto che va dalla rotonda alla stazione. Il sindaco dice che da tempo si parla dell'illuminazione. Il comune ha già predisposto il progetto con una previsione di spesa di 200.000 euro, ma un'altra stagione sta passando senza nulla di fatto. Zacchera ritiene che sono le pazzie burocratiche che bloccano i lavori pubblici e i problemi che ci sono con l'ANAS. Comunque, per il futuro si prevede un investimento cospicuo per sopperire a questa situazione, però per quest'anno l'attenzione e la vigilanza delle singole persone che la frequentano in bicicletta deve essere altissima, visto il pericolo. E ci spostiamo ora a Verbania, dove sono in vendita le attrezzature dell'arena. Infatti è stata aperta ieri la procedura pubblica di cessione dei beni che il comune di Verbania ha acquisito con la risoluzione del contratto di gestione delle strutture di Villa Maioni. I beni sono stati debitamente valutati e suddivisi in 5 lotti. Il primo comprende le attrezzature del bar per un valore di 7.140 euro, il secondo appartiene il trattorino per la manutenzione del verde con i relativi accessori per un valore di 970 euro, attrezzature per la spiaggia 2.110 euro e quelle musicali 1.130 euro, queste ovviamente le basi d'asta. Un quinto lotto annovera tutte le attrezzature non comprese in elenco ai manufatti di recupero. Per questi beni non è stato fissato un valore complessivo e si può procedere con un'offerta libera. Gli interessati possono chiedere informazioni contattando il settore turismo del comune, telefono 0323 542261, dal lunedì al venerdì in orario mattutino. È possibile anche effettuare un sopralluogo per prendere visione dei beni in vendita previo appuntamento. La vendita non è assoggettata all'IVA, i costi di smontaggio e montaggio sono a carico dell'acquirente. Le offerte sono da consegnare in busta chiusa seguendo le indicazioni del bando consultabile sul sito www.comune.verbania.it.
che saranno aperte da martedì 28 agosto. L'offerta più alta rispetto alla base d'asta per il singolo lotto determinerà il vincitore. In caso di cifra pari si estrarrà a sorte. Aviganella, tentato furto ai danni di una pensionata nella propria abitazione, a carico di due persone provenienti dalla regione di Verona, dalla zona di Verona e di Brescia. È successo la mattina di martedì, quando qualcuno ha bussato alla porta della signora con la scusa di offrire in vendita dei materassi in maniera molto insistente, e la signora si era trovata in difficoltà. Fortunatamente un vicino si è appressato alla sua abitazione e, rendendosi conto della situazione, ha allertato subito il 112. Sono arrivati i carabinieri, che hanno così potuto trarre in arresto i due soggetti, e così scampato pericolo per la nostra signora di Viganella. E continuiamo con la cronaca. Domodossola, ieri donna investita in via dalla Chiesa, stava attraversando sulle strisce pedonali di fronte al ristorante Pattarone, quando è stata investita da un'auto. Una domese di 40 anni è stata soccorsa poco prima delle 19 da un'ambulanza del 118. L'uomo alla guida di una Stilo residente a Pieve Vergonte ha detto di non averla vista perché abbagliato dal sole. La donna è stata trasportata al DEA in codice giallo per un trauma cranico. E il tema del furto è stato portato da Renato Balducci sulla stampa di oggi, ed ora continuiamo a Domegna e a Gravellona. Controlli nei cantieri, 4 denunciati. I carabinieri hanno ispezionato 9 cantieri tra Omegna e Gravellona Toci, infine hanno denunciato 4 persone. L'attività dei carabinieri delle due città, coadiuvate ai colleghi dell'Ispettorato del Lavoro, che fa capo direttamente al comando provinciale, hanno controllato alcune imprese del settore edile. In un cantiere i carabinieri hanno sorpreso anche un operaio non in regola. Le ispezioni proseguiranno anche nei prossimi giorni di agosto in altri cantieri della provincia, questo da un articolo della stampa a firma RS. E ancora continuiamo con la cronaca. Omegna, marocchino arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nella notte tra lunedì e martedì con l'ausilio del cane antidroga della compagnia di Verbania. Gli uomini di Omegna avevano eseguito una serie di controlli e nel corso delle attività era stata denunciata per spaccio una persona e ne erano state segnalate altre 4 alla prefettura per detenzione. L'azione aveva permesso di sequestrare 101,45 grammi di droga, da cui i finanzieri sono risaliti al marocchino. Oltre al sequestro di hashish e semi di marijuana e di un bilancino elettronico, i finanzieri hanno eseguito 3 perquisizioni domiciliari e 6 personali. Sulla Godorta, appella, una turista francese di 71 anni è stata soccorsa dai carabinieri con il gommone di servizio sempre pronto. Hanno risposto immediatamente alla richiesta di aiuto e sono riusciti a strappare la turista colta da malore alle acque attistanti il paese di Pella. La donna è stata poi trasportata immediatamente all'ospedale di Omegna e in seguito all'ospedale di Domodossola. E vediamo ora il dibattito previsto come sempre alle 18 all'interno della Festa Democratica della Montagna. Oggi si parlerà della presentazione del libro del 1800-1945, Industrie, case, operaie nel territorio di Villa d'Ossola, incontro con l'autore Lizio Concetto. A seguire invece sul palco spettacoli e dalle ore 21:30, sempre serata organizzata con l'associazione Perché No di Verbania, il TT Twister, sul palco Ras Melody e Irgi Roof Band. Questa era l'ultima notizia. Cecilia, per cortesia, grazie. Il meteo, vediamo: l'alta pressione atlantica si è distesa sul continente europeo e abbraccia anche le regioni alpine, portando aria in gran parte asciutta. Nei prossimi giorni si svilupperà un'onda di calore a ovest dell'Italia, al nord entreranno quindi correnti orientali negli strati medio-bassi che porteranno qualche addensamento nuvoloso sul Piemonte in alcuni momenti della giornata, mantenendo le temperature comunque sopra i 30 gradi ma entro i valori usuali per il periodo, quindi ancora caldo e quasi bel tempo. Vi auguriamo una buona giornata. Ora linea alla rete. La Biochemical SRL, centro medico multidisciplinare, offre pacchetti promozionali di prevenzione validi fino al 31 ottobre 2012. Si chiamano Operazione Sentinella per gli uomini che sono entrati negli ANTA. È previsto un check-up relativo al controllo dei valori legati alla funzionalità della prostata. Per le donne saranno effettuati controlli mirati all'accertamento del funzionamento della tiroide. Per tutti un check-up per controllare i valori ematici, esami completi urine e misurazione della pressione. Ogni percorso è offerto
prenotato al costo di soli 50 euro. Per informazioni e prenotazioni, Biochemical, via Umberto Girola 3 a Domodossola. Telefono 0324 47 184 oppure 0324 24 25 64. Biochemical, perché la salute è un bene prezioso. Ricordiamocelo.